Lo possiamo chiamare quindi o concordismo oppure ipertrofia del marketing, ma sì, la stessa sì, cosa, sì. No? Perché l'uno induce l'altro. E vale per tutti, vale per i giornali, vale per il cinema, vale per la televisione, vale per l'editoria, perché poi la verità è che è vero che il libro ti dà, sapete lui con quanto fa, no? Con 200 pagine, di quello che invece i giornali avrebbero passato. Sì, certo. In 80 righe. E però anche nell'editoria, io mi immaginate un giovane autore che si presenta a una casa editrice con un manoscritto, per bello che sia, meraviglioso, la prima domanda succinta che gli fa l'editore è: sì, ma a quale pubblico hai pensato? Guai a presentarti senza avere già in mente il target, cioè, cretino, via, non entri nel mercato della comunicazione. Il mercato della comunicazione dove manca il target? La domanda fatta a forma di domanda è: il teatro è ancora un terreno franco oppure anche qui siamo condannati? Un terreno abbastanza franco. Allora, ci sono i teatri stabili o comunque i teatri che fanno gli abbonamenti, che per ovvi motivi devono avere un target allargato, perché devono, come dire, presentare il teatro stabile per un verso e il teatro anche in un'altra città piccola, anche se non è un teatro stabile, deve presentare una specie di, come dire, di rassegna di quello che succede nel mondo del teatro in Italia, e quindi spaziare da teatro politico, sociale, insomma, tutte le cose. Quindi diciamo che però comunque c'è una specie di, anche qui, perché per esempio quando io faccio con il Coscaia o invece Processo a Dio, quindi faccio per esempio un testo di un autore contemporaneo, non di argomento non proprio banale, così comincio a dire: ma non sarà troppo politico? Non sarà troppo, secondo me, di nicchia, dicono, e già lì sei fregato, perché di nicchia finisce nei programmi dei teatri in una cosa che in genere si chiama nuovi percorsi. E già vuol dire cosa è stato, come la pensa in genere il direttore del teatro, nuovi percorsi. Il nuovo inteso come attenzione, è una cosa un po' che rompe le palle, però che bisogna fare, perché è nuovo, bisogna farlo, capito? Quindi c'è questa cosa, non è così, comincia a serpeggiare il target, perché è già la parola, come direbbe Nanni Moretti, insomma, non farli arrabbiare, però ormai è vero che è importante usare quella parola lì, perché quella parola lì vuol dire non soltanto l'obiettivo, ma vuol dire l'obiettivo al quale tutta una categoria si deve conformare, perché se no non lo fanno parlare, insomma. Quindi io, quando il mio organizzatore vende, perché poi di questo si tratta, nello stesso lavoro ci mangiamo, quindi i lavori che facciamo ci devono pagare. Questa è un'altra cosa, a certi gli sembra bizzarro. Dice: ma come vorrei i soldi? Certo, ma secondo te io perché lo io lavoro, non è che lo faccio, certo, lo faccio perché mi piace, potrei anche andare a lavorare, una volta c'ho la SIP, non c'è più la SIP, quella volta, ma però se faccio il teatro poi ci devo mangiare, io e le persone che lavorano con noi, con me. Però bisogna stare attenti appunto a non mettersi in una specie di gabbia. Capito? Ci se faccio uno spettacolo politico, dai, non glielo dire, perché se glielo dici sei immediatamente, intanto ti pagano di meno, lo vuoi fare per forza, e allora ti pagano meno, e poi soprattutto ti mettono in altri percorsi. Io di quando sento altri percorsi, nonostante anche il nome, la celebrità, nonostante il fatto che lei sia autoria piccola, nuovi percorsi guardano. Nuovi percorsi guardano. Ma mi capita sempre più spesso, siccome ormai è un po' di anni che appunto faccio scelte, diciamo che ad alcuni possono sembrare scelte che a me sembrano normali nella mia storia professionale. In realtà, io avevo fatto.
Certo dovresti fare un bel Goldoni. Per esempio, la Locandiera. Ma non c'ho più l'età, posso fare la nonna della Locandiera. Ormai, capito? Però c'è questa specie di cosa. Allora ogni tanto mi capita di parlare con i miei colleghi, anche più giovani di me, e allora ricordo con una Giuliana Musso, che è una straordinaria attrice, bravissima, che fa delle cose bellissime. Noi siamo trovati una sera al ristorante e io dicevo questa cosa, le fa, pure a te mi dicono che non fai la Locandiera. Dico, ma che ti devo dire? Un giorno faremo la Locandiera di sua sorella, la Locandiera della sua mamma, non lo so, facciamo qualcosa. Perché c'è una specie di, capito, di conformismo, per cui se fai nuovo è noioso, sicuramente è una rottura di scatole. Poi però, se tu dici quest'anno faccio un Pirandello, ti dico, ancora Pirandello, cioè decidiamoci che cosa vogliamo. Io però, siccome è 51 anni che faccio questo mestiere, mo faccio quello che mi pare. Cioè, io faccio questo, chi lo vuole lo prende, chi non lo vuole, pazienza, sto a casa, va bene lo stesso. Però vi assicuro che il cosiddetto mercato, questa parola che no, si impone in tutto, perché anche nel teatro non c'è il mercato bisogna fare le cose, eccetera, va a finire che poi può penalizzare le scelte un pochino più così. Per esempio, adesso tanto qui nello stabile ci sono poche persone, non c'è il direttore, quindi posso parlare, ho visto uno sforzo per allargare, appunto per non fare i nuovi percorsi, le nuove cose, ma qui mi sembra che ci sia una vivacità che vedo poco in altri teatri italiani, su questo lo posso dire, ma meno male, insomma, ecco, anche perché bisognerebbe entrare nelle cose. Siamo in un momento in cui tagli qui, tagli là, ci levano qualsiasi cosa, però il fatto anche che i teatri stabili o comunque insomma le istituzioni si diano anche una regolata non sarebbe una brutta cosa, perché siccome sappiamo di spese folli per spettacoli che poi non fanno nemmeno le tournée perché sono inamovibili, e allora certe volte ti vengono i nervi perché tu corri da Trapani a Merano, passando per tutti i paesi, tutti praticamente, e insomma fai fatica e vedi che in altri ambiti le risorse sono sprecate.